In piena ondata pandemica ha aperto a Ravenna un nuovo locale, O Coqueiro, cucina multietnica tropicale mozambicana, brasiliana e portoghese, in via Bassano del Grappa. L'idea è venuta a Benilde, da 20 anni ormai in Italia, con alle spalle una tradizione familiare incentrata sul turismo. Un'attività tutta al femminile, un gruppo di donne, due generazioni, che hanno deciso di muovere insieme i primi passi, nonostante il coronavirus, per far conoscere, attraverso il cibo, la cultura di diverse comunità straniere ormai da tempo radicate in città. L'idea è partita in una conversa con altre donne che avevano intenzione di creare qualcosa che potesse andare avanti proprio per le donne. Allora abbiamo pensato, se creiamo un ristorante che possiamo fare i prodotti dei nostri paesi, sono donne di diversi paesi, però con il coronavirus non potevo aprire il ristorante. Allora ho pensato, allora io apro la mia rosticceria multietnica, che è faccio cibo mozambicano, portoghese e brasiliano. Non vi ha fermato appunto il coronavirus, ci vuole coraggio ad aprire un'attività in un periodo particolare come questo? Io penso che la donna ha difficoltà tutta vita, non è coronavirus che possa fermare una donna, però sì, abbiamo un bel coraggio e siamo contente. Dai. Quindi che tipo di prodotti realizzate, che tipo di cucina fate? Questo è la matapa, è un piatto tipico mozambicano con granchio. È fatto con la foglia di manioca, sì, e poi si aggiunge il granchio. E poi questo è il riso di cocco, c'è il pollo che è stato marinato con latte di cocco. Immagino che quindi con tutta la questione del coronavirus avete attivato tutti quei servizi a sport, sì. Ecco, come funzionano? Allora, siamo agganciati a piattaforma di Alfonsino e poi abbiamo Food Station. E poi abbiamo la nostra ragazza che porterà. Portiamo anche a Marina di Ravenna, Lido Adriano, Porto Fuori, Punta Marina. Sì. Abbiamo aperto un sito internet e poi abbiamo anche aperto una pagina Instagram che la gestisco io. Si chiama Rosticceria O Coqueiro, quindi se la vorrete seguire ci farebbe un sacco piacere. E niente, siamo molto contenti, soprattutto perché a Ravenna non si trova comunque un qualcosa di diverso. C'è una rosticceria multietnica proprio, mozambicana, portoghese, brasiliana, anche per far conoscere questa cultura che a volte è un po' sconosciuta, diciamo così, no? E quindi siamo molto contenti, sì. Avete escogitato anche un po' appunto qualche prodotto di, diciamo, marketing? Allora, abbiamo i biglietti da visita. Poi abbiamo le calamite che le metteremo all'interno dei sacchi quando naturalmente ordineranno e si potranno appendere nel frigor. E poi la cosa bella è che tramite il cellulare, il QR, si può accedere direttamente al menù, quindi si può ordinare direttamente senza il menù cartaceo. E poi abbiamo le mascherine proprio fabbricate con tessuti africani al 100% cotone. Ovviamente una volta passato questo periodo emergenziale si potrà mangiare anche all'interno. Sì, si potrà mangiare anche all'interno. Il giorno di chiusura è martedì, gli altri giorni facciamo dalle 11:30 alle 3 e poi riapriamo dalle 6 alle 10 di sera. Esatto, consegniamo del coprifuoco. Poi sì. Naturalmente quando si tornerà alla normalità gli orari cambieranno totalmente, diciamo così. Sì, procederanno anche un po' oltre alle 10. Avete ideato anche appunto una pratica offerta per farvi conoscere, chi porta ulteriori clienti, esatto, che cosa ottiene? Sì, esatto, naturalmente le persone che riusciranno anche un po' a pubblicizzare avranno naturalmente uno sconto perché ci portano gente, questo fa sempre piacere. E infatti abbiamo anche, come ho detto precedentemente, aperto una pagina su Instagram e in questa pagina lì potremmo anche comunicare con i clienti in caso magari qualche informazione che vorrebbero sapere in più. Comunque è importante rimanere in contatto anche con il cliente, anche perché è una cosa diversa, che è un po' difficile anche da capire, una cultura un po' diversa, quindi ci fa anche piacere far conoscere al cliente cosa mangia, che è molto importante.